Buongiorno, posso farle una domanda? Posso farle una domanda? Avete paura dopo quello che è successo? No, paura no, ormai è passato, almeno sta in galera. Quella notte avete sentito niente? Sono di fronte alla porta dove ha ammazzato quei due. Lei ha sentito le urla? Non li ho sentiti perché sto alla televisione con le cuffie e quindi non li ho sentiti. Quando mi hanno avvertito che c'era qualcuno che urlava, sono uscito, ho aperto la porta e c'era quel ragazzo steso a terra sui primi gradini. Quindi lei ha visto l'assassino che era ancora lì? L'ho visto, ma le luci sono fioche sul corridoio, quindi non lo potrei riconoscere. Vista la figura che quando, siccome avevano gridato aiuto, mi sono affacciato e ho chiesto, serve aiuto? Questo ha fatto un gesto strano, non so che cosa voleva fare, si è girato e se n'è andato. E il ragazzo morto stava lì e la ragazza in fondo, abito di fronte. E che cosa ha fatto poi subito lei? Quindi E ho chiamato i carabinieri, anche io perché già l'avevano chiamati. era tardi ormai. Ormai era tardi, accorgersene prima magari potevo reagire in maniera diversa, visto che non sono. Vabbè, è inutile. Il presunto assassino, che gesto ha fatto? Come se avesse lanciato qualcosa. Addosso a lei o in genere? In pratica verso di me ho sentito qualcosa che batteva sulla porta.